le sue partite, più entusiasmanti di battute di caccia, più entusiasmanti la Vedrete prima di una lunga serie. le tecniche per cacciare le nostre Le prede. tecniche di zio Tom, che non gioca con la K, ma gioca con la sua famigerata canna da pesca. Pesca l'M60, la nuova canna da pesca La sua canna firmata. da pesca, chiamata M60, Diciamo ragazzi. che è una specie di Moncler della pesca. Sì, una sorta, ma no, perché. Iniziamo subito con. Guarda, zio Tom lancia subito la sua esca di C4 Mette zio Tom da coglione. per fare attirare i pesci. Guarda, becca già qualcuno e naturalmente la sua canna da pesca non delude. Guardate che pesce gatto, ragazzi. Raccolto un pesce gatto, guarda, guarda che roba. Adesso piazza il suo fedele amico che si porrà sempre dietro. Sentite le Il opinioni dello zio trofi. Tom, le opinioni. Di cos'è il trofi? Il trofi. Pikachu Brush, Il il trofi. trofi. E ora sta facendo Grazie. da guardia. E sta facendo da guardia per vedere cosa succede, ma il trofi si rivela un cattivo aiutante. Tira fuori. Lo ama perché Tira è uno fuori stronzo. le zucchine che pesca la. Che raccoglie la mattina dal suo orto e Queste sono le sue zucchine e si prepara per esplosive. tirare. Le zucchine coltivate col napalm, ragazzi. Le zucchine esplosive, ragazzi. Spreca una zucchina in aria. Guarda, Attenzione alla preda, quella vede lì la mi preda. sembra un pesce cane, ma lo zio Tom non ci crede, vuole provare. Ragazzi, però c'ha una mira che di piega, ha merda. una mira che piega, ragazzi, Zio perché lo Tom. zio Tom è uno schifo. Ragazzi, c'ha una mira che puzza. È più Lofi con la canna da pesca che se ci va con un bastone, ragazzi. Cioè. Lo zio Tom ora sta provando di salire in barca, completamente Ma per idiota, ci piacere, cerca inciampa. di salire sul suo barcone, ma non ce la fai, si incazza. Zio Tom, cosa da dire sulla tua barca? La mia barca è un cesso. È stata tutta arrugginita del 1800, della seconda guerra mondiale. Attenzione, ha visto qualcosa nell'acqua, ma ha scazzato la mira. Ed ecco a voi! Zio Tom usa una sua zucchina per tirare su un Quella era una pesce. trota del fiume giallo della Del caccia di Cina. Niagara, del Niagara, Della ragazzi. Cina. Direttamente da Flette Mirabilandia. mazzo, Tom è stato sempre un coglione in Zio geografia, Tom fa schifo. vuole raccogliere la sua vespa. Però Guardate la vespa, ma la ignora. la vespa la ignora questa volta perché non è in vena di andarci. Sapete, la vespa non va in Perciò acqua, va a è un cercare segreto di qualcuno. famiglia. Lo vede. Vede coi C4 pesca. Come un nabbo. Come un nabbo. La E classe più. guardate cosa ha pescato, ragazzi, quei merluzzi di quelli lunghi proprio scandalosi. Va in giro con la classe più nabba che ci potrebbe essere. Con la RPG zucchina. M60 con calcio e rinculo. C4 trophy e estrazione rapida. Gioco di prestigio. Ragazzi, qua mi ero illuso, ma niente pesce, era soltanto un avvertimento. Gioco di prestigio e. E Basta. attenzione, ecco la E. preda che aveva visto La prima. preda, zio Tom, Zio Tom è un cacciatore esperto, gioca con gli guardate. esplosivi che ci sono già nelle map. C'è Lui la nuova gioca. canna da pesca con un amo che spacca tutto. Guardate la Spacca sua tutto. bicicletta. Ci va in moto, il trofi si va a schiantare contro Guarda un il morbo di camion. Parkinson, vedete che cambia Ragazzi, sempre arma. zio Tom E oltretutto è anche affetto attenzione. da questa sorta di morbo. A lui piace andare a pesca con i C4, vero Zetan? Zio Tom, l'esca preferita di zio Tom non è il pastone, e sono i C4. Piace fargli esplodere perché è cattivo. Zio Guardate Tom come si fa esplodere destreggia. le altre macchine per vantarsi della sua vespa. Guardate la Vespa La come la nota. vespa. Vuole far montare il trofi. Il trofi vuole guidare la Vespa, Il trofi vuole guidare la ma vespa, non ma ci sa non ci andare. sa andare e lo uccidono. Zettamo, il tuo Pokémon è proprio un coglione. Il mio trofi è un gran compagno, ma a volte ha una testa, non va molto bene. Piega Attenzione, a sfiora la barca di qualcuno. volte. Sfiora la barca, vuole fare un'inquadratura al È trofi. pazzo lo zio. Lo zio Tom vuol far saltare l'altra vespa perché ha paura di. Guardate, guardate. Questa qua è un grave danno perché zio Tom si infuria, gli hanno dato fuoco alla Il trofi ha vespa. Atto fatto uno scherzo allo zio Tom, gli aveva messo un pezzo di pane nella marmitta per non fargli uscire. Scusate, di motivo. vandalismo. Attenzione, chi è quello là? Ma prenda, attenzione, ci prova, ci prova, ci prova, ci prova. Attenzione, fa esplodere il match. Ah. Sempre ci lecca lo zio Tom, proprio uno schifo. Mi
attenzione. La zucchina. Guarda, guarda, guarda. Olè! E scazza, ovviamente, ovviamente. Arrivo. Questo è un mare che lagga, ve lo giuro. Zio Tom, che fa questa cosa? Zio Tom è tornato, era andato in pausa. In pausa è andato a pisciare, guarda la vespa. Vuole rimettere il trofeo a posto. Adesso picchia il trofeo perché è stato cattivo, vedete. Mette il trofeo a posto, torna indietro e vuole fare un'inquadratura al suo amico. Guardate che bastardo. Guardate il trofeo in vespa. No, no, guardate come si destreggia sulla vespa, che impenna in avanti. Il trofeo in vespa, che impenna, guardate che destrezza. Mamma come mia, ha fatto lo stronzo, come prima gli ha fatto superare il motorino, quindi glielo fa esplodere con cattiveria. Zio Tom, cattivo. Cattivo zio Tom, adesso vuole mandare avanti. Ragazzi, scusate sempre per la qualità del video, ma lo zio Tom non ha neanche soldi per permettersi una telecamera del cazzo. Zio Tom ha una telecamera che... che piega. Rude, rude proprio. È rudimentale, capite? Va a manovella, soltanto che mi un crampo al braccio. Guardate là, voleva pasturare, ma nessun pesce ha boccato. Non abboccano perché zio Tom... piega, piega. Tutto puzza di pesce marcio qua, va. Pesce marcio, zio Tom. Guarda, guarda, guarda. Zio Tom beve succo di merluzzo. Zio Tom, zio Tom nasa tutto e spacca il culo al pesce. E intanto c'è il suo amico, Dark Pesce, Dark che pesce. Lo cerca di evitare in una partita, ma lui non risponde. Il trofico lo fa la guardia, ma non ha avuto fiducia, quindi... Adesso guardate. Ma che mira di guarda merda. Guarda che mira, cioè strabiliante. Va in giro proprio... Non sa dove pescare, guardate, lo mira. Gli pure. Serve un tutore al braccio per mirare bene, se no non ce la può fare. Poverino, al morbo di Parkinson. Guardate, sclera. Sclera perché non ha pescato. Sennò va a casa a mani vuote e sua moglie lo ammazza. Sua moglie lo stronca, ragazzi, lo stronca. No, lo zio Tom sbaglia. Lo zio Tom torna indietro. Lo zio Tom! Reazione dello zio Tom da paura. Non so come, getta la canna in acqua e ci prende. È un mito, ragazzi. E qua si era fatto prendere dal panico e quindi non riuscivo a fare. Vediamo adesso come si riprenderà. Ecco. Le zucchine fatte in Cina, proprio. Impizzante. Zio Tom, fuma le radici di liquirizia. No. Zio Tom, fuma le radici, va in giro coi Ray-Ban. Grazie. Scusate, ma andate a fumare un attimo. Ecco a voi. Vuole fare silenzio, ma non ci riesce, siete un coglione. Tiro un cicotto alla cazzo di cane, non prende nessun pesce, raga. Oh, attenzione alla zucchina alla casa e prende. Occhio alla macchina, Zio Tom! Zio ecco. Tom. Zio Tom casca nella trappola di un altro pescatore, molto accanito. Non scarso come lui, è molto più astuto. La vendetta, la vendetta. Guardate, 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 guardate. Zero, Zio Tom ha fatto. Zio Tom ha sbagliato, Zio Tom preme anche i tasti sbagliati del joystick. Non so. È proprio un coglione. Zio Tom ogni volta che... Perché lui ogni volta che fa le sue battute di pesca se le filma e poi se le riguarda. E poi condivide con i suoi amici i suoi pensieri, le sue cazzate, i suoi insegnamenti che ha fatto in quella, guardate, in quella battuta. Spacca la lenza, fa sempre un hitmaker, c'è proprio un coglione. Zio Tom è sfigato, ragazzi. Ha riapreso il pesce, ha ripreso, sono, eccolo. La nuova rubrica aperta, speriamo che... Rota di... Adesso...